Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. La celebrazione della Festa dell'Europa e l'ingresso della Croazia nell'Unione sono al centro della serie di iniziative sul territorio regionale presentate a Palazzo Lascaris. I festeggiamenti si sono aperti con il concerto dei cori della banda militare croata e delle voci bianche del Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi. Lo spettacolo è stato organizzato da Consulta Regionale Europea, ETF, European Training Foundation e Teatro Regio. Con la verve e la simpatia dell'attrice Margherita Fumero ha preso il via da Piazza Castello a Torino la prima corsa del tram allestito in occasione del Maggio dei Libri. A bordo l'attrice ha presentato il volume Quattro chiacchiere con Margherita, rievocando i momenti salienti della carriera al fianco di Erminio Macario e di Enrico Beruschi. Sentiamo Margherita Fumero. Un'iniziativa meravigliosa, fantastica, fa scoprire l'amicizia, crea l'amicizia ed è un'iniziativa bellissima, culturale e bella, 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 bella. Sono contenta di aver partecipato. Nella stessa corsa Marisa Caboni dell'Associazione Donne per la Difesa della Società Civile ha illustrato il volume Il lavoro delle donne. L'iniziativa prevede fino al 21 maggio una corsa giornaliera di un'ora alle 15:30 con partenza e arrivo in Piazza Castello dal lunedì al giovedì. Sempre in tema di lettura, anche quest'anno il Consiglio regionale del Piemonte partecipa al Salone internazionale del libro al Lingotto Fiere di Torino dal 16 al 20 maggio con un ampio ventaglio di incontri e proposte. L'Assemblea legislativa subalpina dà il benvenuto al pubblico nello spazio Piemonte nel padiglione 3. Molti degli incontri in programma declinano il tema della creatività, filo conduttore della 26esima edizione del Salone, secondo diverse angolazioni, dal gusto all'umorismo, dal benessere allo sport. Ricorre quest'anno il 50esimo del decreto che istituì le denominazioni di origine dei vini, una legge fondamentale nella storia della vitivinicoltura italiana che ne ha segnato il suo rinascimento. La vicenda delle DOC è stato il tema del convegno a Palazzo Lascaris intitolato 1963-2013, il vino, la memoria e il futuro. La legge delle DOC dei vini compie 50 anni, una storia molto piemontese. In agenda. Il progetto della consulta delle elette La città sicura per la sicurezza delle donne nel contesto urbano viene presentato in diverse sedi. Il 16 a Fossano, Cuneo, nella sala del Consiglio Comunale. Il 17 maggio a Gozzano, Novara, in Comune. Nella biblioteca di Dogliani, Cuneo, il 20 maggio alle 16:30. Il 24 maggio a Gemme, Novara, alle 21 nella biblioteca civica. Nella sala espositiva dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Arsenale, Torino, fino al 22 maggio la mostra Dal sole e dalla pioggia, il mestiere dell'ombrellaio tra Lago d'Orta e Lago Maggiore. Attenti ai gatti, gatti da ammirare e da collezionare. E il titolo della mostra allestita nella Biblioteca della Regione, via Confienza 14 a Torino, visitabile fino al 31 maggio. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.